lite infuocata tra Spalletti e Conte. Dichiarazioni piccate di Luciano su Conte. Non faccia il piagnone. La guerra dei rigorini. Divide l'Italia. Chi ha ragione? È scoppiata una vera e propria bufera nel mondo del calcio italiano e i protagonisti sono due tecnici di altissimo profilo. Luciano Spalletti, attuale CT dell'Italia, e Antonio Conte, di ritorno nel calcio di Serie A con il Napoli. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Tutto ha avuto inizio durante la recente sfida tra Inter e Napoli, quando un episodio controverso ha scatenato polemiche su ogni fronte. Al centro della discussione, un rigore contestato che ha visto Conte scagliarsi duramente contro il VAR e la gestione arbitrale del contatto in area. Nel post partita, Conte non ha nascosto la sua frustrazione, definendo il rigore concesso all'Inter come un rigorino e criticando apertamente l'uso del VAR, accusando il protocollo di essere troppo discrezionale. Sui social, i tifosi si sono subito divisi tra chi sosteneva le parole di Conte e chi difendeva l'operato dell'arbitro e della tecnologia. Ma non sono stati solo i tifosi a far sentire la propria voce. Spalletti, che in queste ore è stato celebrato con l'ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano, ha risposto con una stoccata ben calibrata durante la cerimonia a Coverciano. All'inevitabile domanda sul rigorino sollevato da Conte, Spalletti ha risposto in modo provocatorio. Bisogna fare attenzione ai messaggi che si mandano. Quando si abbassa il livello del contatto e si tende a trasformare certi episodi in qualcosa di clamoroso, si rischia di creare una giurisprudenza che condiziona i direttori di gara e rende tutto più confuso. Una frecciata evidente nei confronti di Conte che non è passata inosservata. C'è di più. Dietro le parole di Spalletti si nasconde una possibile frustrazione per i suoi trascorsi in nero-azzurro insoddisfacenti, culminati con l'arrivo glorioso di Conte all'Inter. Le conseguenze, però, potrebbero non fermarsi a semplici battibecchi mediatici. Pare infatti che la Procura federale stia valutando le dichiarazioni di Conte come lesive verso gli ufficiali di gara, aprendo la strada a un potenziale deferimento. Se la sanzione dovesse effettivamente scattare, Conte rischierebbe non solo una multa, ma anche una sospensione temporanea che potrebbe influire sul morale e sulle prestazioni del Napoli. Chi ha ragione tra Spalletti e Conte? E soprattutto è giusto che un allenatore venga fermato, multato e censurato dalla Procura federale per le sue dichiarazioni? E voi cosa ne pensate? Dite la vostra nei commenti.